Ciao bellezze! Allora, sperando di non avere rossetto sui denti, non ho nemmeno uno specchio per guardarmi, vabbè, spero di non averlo, se ce l'ho perdonatemi, non ho uno specchio a portata di mano. E come avete visto dal titolo, questo è un video chiacchiere barra tag. Vi domanderete perché questo video tag, visto che comunque sia... La maggior parte di voi, o comunque tutte voi, sapete che lavoro, insomma, che ormai ho 24 anni quasi, insomma, e quindi questo è quanto. Chiacchiere perché? Perché appunto queste chiacchiere sono inerenti al video tag stesso. Cioè, un po' di periodo? No, è un po' di tempo che sono assente su YouTube e si nota, e da come non so fare più video. E che sono assente anche sui vari social. Vabbè, Twitter non lo considerate perché comunque sia, non sono mai su Twitter, ma perché tutt'oggi veramente non riesco a capire come funziona. Non lo trovo molto carino quanto può essere Instagram, quanto trovo carino Instagram, quanto può essere utile, fra virgolette, Facebook. Ecco, magari sono io che non lo so usare. Comunque, chiusa questa parentesi dei social, vi dicevo che non sono molto presente, anzi totalmente assente, su Instagram ogni tanto e Facebook ho pubblicato qualcosina, difatti alcune di voi lo sanno perché pochi giorni fa ho pubblicato su Instagram una foto dove alcune ragazze mi hanno commentato e quindi ho risposto. La foto era inerente a dei fogli di appunti, perché? Perché praticamente, per chi non lo sapesse, ve lo dico, la mia assenza è dovuta al fatto che sono tornata a studiare. Molti di voi mi hanno chiesto se avevo iniziato l'università. No, assolutamente, ho riniziato le superiori. Ho riniziato le superiori perché quando era il momento, quindi quando avevo 15 anni, sì, si entra super giù a 15 anni alle superiori, ho lasciato dopo 2 anni il liceo per dedicarmi al sogno, quello che era il make-up, l'estetica, insomma, e fare la scuola professionale per estetisti. Ho preso i miei 2 diplomi, è andato tutto molto bene, sono stata felicissima di aver potuto fare questo nella mia vita, eccetera, eccetera, eccetera. Arrivata ad oggi, però, dico che sinceramente potevo diplomarmi anche al liceo, insomma, magari diplomarmi al liceo e poi fare quello che dovevo, insomma, che mi piaceva fare. Solo che la testa è un'altra quando si ha 15 anni, per cui io vi dico, come consiglio, vi dico fatela fino a che avete 15 anni, insomma, finite le scuole, poi fate tutto quello che volete, perché poi ve ne pentite, tanto è così. Io me ne sono pentita e adesso eccomi qua che ho iniziato le superiori. Ovviamente scuola serale, perché appunto a 24 anni è scuola serale, e ho intrapreso l'indirizzo che volevo intraprendere allora, insomma all'epoca, quindi l'alberghiero, per cui ho tutte le materie italiano, matematica, francese, lingue, insomma straniere, eccetera, eccetera, più cucina e sala che sono inerenti proprio all'alberghiero, insomma all'indirizzo alberghiero. Già iniziato a studiare, già iniziato verifiche, interrogazioni, eccetera. Andate tutte molto bene, nettamente sopra la sufficienza, quindi sono molto molto contenta di ciò, sono molto contenta di averlo iniziato e quindi ho deciso di fare questo tag, sia per il chiacchiericcio per dirvi e farvi sapere il perché la mia assenza, che ora comunque riuscirò, se riuscirò insomma a organizzarmi a riprendere almeno un video a settimana, anzi fatemi sapere qui sotto che video vorreste vedere poi. E per organizzarmi anche al meglio con i make-up tutorial, la luce non so come sia adesso perché sto registrando il pomeriggio, mi sono preparata perché devo uscire un attimo per delle commissioni e forse vi porto anche con me, faccio un mini vlog, ora vedo. E che vi stavo dicendo? Sì, la luce non è delle migliori perché fuori il tempo non è dei migliori, è freddo, ma ok. Però ci tenevo a farvi questo video perché mi sembrava carino, insomma, il What's in my school bag. School bag perché non è uno zaino, ma è questa borsa qua, questa è di Carpisa e non mi ricordo nemmeno se si trova, cioè non se si trova, trovare ancora non la trovate perché è di qualche anno fa, qualche inverno, primavera fa e non so se la davano acquistando una determinata borsa, davano in omaggio questa, non mi ricordo se proprio la vendevano, comunque c'è scritto It's not shopping therapy, no scusatemi, It's not shopping, it's real therapy, quindi non è shopping ma è realmente terapia, è di Carpisa ed è questa semplicissima qua. Ok, stavo dicendo, controllavo perché insomma sono la posizione che io non riesco a vedere se registro o no, quindi mi devo un po' affacciare. Questa è la school bag, diciamo. Avevo anche lo zainetto che usavo per andare alle superiori, ma non so che fine ha fatto. Comunque, all'interno c'è questo piccolo agendina, block notice, diciamo, sì, notes,
questo l'ho preso da Esselunga per 2 euro. Ah, ho pubblicato anche la foto della mia agenda su Instagram. Se non mi seguite sui social, fatelo, vi metto il link qui sotto, soprattutto su Instagram e Facebook, che sono molto più attiva. Non in quest'ultimo periodo, ma adesso riprenderò normalmente, regolarmente, spero. E ho messo la foto di un'agenda nuova, però quella è del 2016, quindi inizieremo a decorarla insieme da dopo le feste, insomma, inizieranno anche i video dell'agenda. E per ora ho questa, che è praticamente semplicemente un quadernino a righe dove io scrivo tutte le cosine di scuola, tipo, non so, qua ho scritto, vabbè, uscita anticipata, i voti, le verifiche, quello che c'è da studiare, come se fosse un diario, insomma. Poi, non ho molto, ho l'astuccio, questo qua, questo sinceramente non so dove l'ho comprato, però ce l'ho da tanto, cioè ce l'ho da quando ho iniziato a fare la scuola di estetica, perché avevo anche lì materie teoriche, quindi non lo so sinceramente dove l'ho preso, però è questo qua, fiorellini viola e beige. E all'interno dell'astuccio, vabbè, come in ogni astuccio ci sono evidenziatori, giallo e arancio, sì. Ce l'avevo anche azzurro, ma non so che fine ha fatto. Vabbè, lapis, penne, gomma da cancellare, penne di vario colore, sostanzialmente io scrivo con la blu, e questi della Stabilo, insomma, però penne e varie ed eventuali Stabilo colorati, perché, vabbè, poi vi faccio vedere perché sono una di quelle che sottolinea, evidenzia ogni cosa, mi piace. E poi questo è il mio quadernone di scuola dove ho tutte le materie teoriche, e vabbè, le ho suddivise con questi, aspettate che io lo metto qua, forse lo vedete, sì, con questi che sono i cartoncini divisori. Poi vabbè, ci ho messo questi qua che sono i segna materia, post-it, insomma i memory, non so come li chiamate voi, però insomma ecco, questi qua da pagina, insomma, per le materie. Vabbè, fogli, vabbè, qua c'è il francese che mi sono fatta, questi post-it qua tra l'altro li ho presi da Willy, che è un negozio che c'è qui nella mia città in centro, che è praticamente la copia di Tiger, solo che si chiama Willy e non so se è italiano, non lo so, comunque è la stessa identica cosa di Tiger, casomai vi ci porterò. E questo era un gruppo di un set di post-it dove c'erano questi quadrati e questi piccolini che trovo molto utili, quindi sono segnata appunto di studiare francese. Vabbè, qua è tutto francese, qua i fogli a righe normali con il, come si chiama, la protezione per non far rompere i buchi, altri divisori, altri fogli inglesi, insomma. E questo è il mio quaderno di scuola. Ve l'ho detto, non ho molto perché alla fine ho tutto in un quaderno, un astuccio e basta, cioè non ci sono libri, non ci sono cose così, perché è un serale, quindi ci sono tutte fotocopie, tutti inserti e chi più ne ha più ne metta, tutti i post-it, post-itini. Però insomma mi piaceva farvelo, soprattutto perché tanto so che voi avrete di sicuro tanti consigli su quello che è la cartoleria, le cose, gli astucci, i diari, la gente, insomma, quindi sono sicura che voi mi lascerete tutti i commentini qui sotto, sia se il video vi è piaciuto, sia che magari vi ha rotto le scatole, non lo so. E mi faceva piacere condividere con voi questa nuova avventura, sono molto contenta di averla intrapresa e ne sono felice. Quindi sì, insomma, sono molto molto felice di aver intrapreso questa avventura, per cui l'assenza sul canale eccetera è dovuta a questo. Ora, come vi ho detto, riprenderò, fatemi sapere appunto come vi ho detto i video che volete vedere, riprenderò anche per quanto riguarda i makeup tutorial. Volevo solo trovare una sistemazione alle mie softbox in modo da lasciarle aperte, e ai miei teli, quelli verdi, blu, insomma, per fare gli sfondi, in modo tale da poterli utilizzare anche quando sono da sola, perché di solito queste cose le ha montate mio marito, quindi voglio farmi vedere un po' come si montano, trovare una postazione o comunque un mini luogo dove poterle mettere e siano facili da prendere, solo da spostare e accendere, in modo tale da fare dei video un pochino più professionals. E quindi questo è quanto, niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, non so, le idee che vi ho dato non credo che siano sul quaderno, non credo che siano poi chissà che divisori, post-it, sono le solite cose che si ha tutti quando si va a scuola. Trovo molto comodo appunto avere un quadernone ad anelli piuttosto che diversi quaderni per tutte le materie, cioè trovo più comodo avere un quaderno unico e tutte le materie dentro divise. E cos'altro dirvi? Spero che comunque vi abbia tenuto compagnia, se non vi è stato utile, mi sto incartando.
E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, io vi mando un bacione grandissimo, ciao!